Mamma mia, non riesco ancora a crederci! Beh, immagino. Ma guarda che design che hai! Grazie, grazie. Ma poi il joypad, guarda il joypad! Sì, grazie. Oh, ma la grafica? La grafica, cioè, guarda quel 4K lì, com'è bello! Ok, basta però, che con tutti sti complimenti sto diventando di zucchero. Scusa, è che... Ho capito, non ci puoi credere. Esatto. Ma sai effettivamente quali sono le mie funzioni? Farci divertire? No, ma intendo le caratteristiche. Sì, sì, certo, figurati. E quali sono? Beh, il 4K. Sì, che poi arrivo anche all'8, ma vabbè. E poi? E un controller, wow! Oddio, anni e anni di progettazione per farmi dire hai un controller, wow! Fantastico. Non lo so, io ti dico quello che vedo. Beh, sappi che c'è molto di più. Davvero? Certo. Bene, hai la mia attenzione. Spiegami tutto. Ma perché spiegare quando puoi giocare? Cosa, in che senso? Beh, con la pratica sicuramente capirai meglio. Beh, l'unico problema è che l'unico gioco che ho messo a scaricare è Fortnite. Con la mia connessione si farà più o meno Natale. Tranquillo, ci penso io, ma prima scopriamo le funzioni principali del DualSense. E che? È il nome del joypad. Ah, dillo subito, no? Per me sarai Dudu. No, ti prego. Ma stavi dicendo, cosa può fare questo piccolino? Beh, partiamo dalla vibrazione. Wow. E ora i grilletti adattivi. Oh, ma sembra davvero di prendere il volo, che spettacolo. E adesso il touchpad con cui puoi fare cose incredibili. Guarda, ho appena scritto vano. Appunto. E poi? Beh, il sensore di movimento. Oh, ma quei quasi sono entrati tutti qui dentro. Sembra anche di sentirli, tra l'altro. E infine il microfono integrato. E a cosa serve? Non sto parlando con nessuno. Soffia. Intendo nel microfono. Ah, giusto. Ecco qua! Che spettacolo! Ok, ora partiamo. Perché c'è lì Dudu? Ti prego, smettila di chiamarlo così. Comunque, prova a trascinare il dito in su. Ok, aspetta. Eccoti qui, Astro! Oh, salve! Ora tira i fili, forza! Oh, cavoli, sono belli tosti! Speriamo di non fare danni. Chi ne prende un'altra? Complimenti, ci sei riuscito! E benvenuto a Piazza della CPU! Oh, wow, è tipo un luogo in cui i vecchi giochi si ritrovano per giocare a carte? Ma no, da qui puoi entrare in quattro mondi alla scoperta delle mie componenti. Ah, bene, ok. Stavo cominciando a chiedermi dove fosse il bocciodromo. Allora, da dove vuoi iniziare? Facciamo qua. Ah, bene. Benvenuto a Fonti Raffreddanti. In pratica, la postazione delle ventole? Esatto, è la sede del mio modernissimo sistema di raffreddamento. Bellissimo sto scivolo. Tuffo perfetto. Bravo, Astro. No, aspetta, non ci credo. Ma quelli sono... Eh sì. Zeus e Ercole. No, hai proprio completamente sbagliato esempio. Sono Kratos e Atreus. Ah, che cheat. Sì, ne troverai molti andando avanti. Oddio, quelli sono nemici? Da cosa l'hai capito? Dal fatto che arrivano con fare minaccioso? No, è che i robot con gli occhi rossi sono sempre cattivi. Facci caso. Ok, battuti. Ora, tirali. Ed ecco il tuo primo artefatto. Ma è bellissimo, è un DualShock 3. Esatto, ci saranno vari artefatti che ricordano la storia in giro. Ok, e questa cos'è? Una tuta da palombaro? Non esattamente, tira sulla zip. Olè. Ecco qua. È diventato una rana molla. Esatto, ma non noti nulla sul DualSense? I grilletti hanno cambiato sensibilità. Perché si è adattato alla situazione. Che forza, come se ci fosse una molla. Esattamente. Ma allora se lo butto per terra rimbalza? No, no, non in quel senso, non lo fare. Ah, peccato. Per le volte in cui mi innervosisco sarebbe stato utile. Bene, eccoci al traguardo. Meno male, sto joypad coinvolge talmente tanto che stavo diventando una molla anch'io. Attento, nemici. Ciao, ciao, finti cani robot. Bene, cosa abbiamo trovato? Un disco per PS3. Bot Charted. Me lo ricordavo diverso il titolo. Scappa, scappa, scappa. Cos'è, un verme da play? Non lo so, ma tiralo adesso. Addio, caro. Ok, c'è bisogno di una spintarella. Ma non ci sono pulsanti da schiacciare? Devi soffiare sulla girandola. Davvero? Sì, sì. Ok, spero di non gonfiare il joypad. Ottimo, si va! Questo è Resident Evil, giusto? Non l'ho mai giocato, troppa paura. Immaginavo. Mamma mia, ma quanto manca! Ultimo sforzo e... Perfetto, ora arriva fino in fondo. Ok, e tanto per cambiare... Tiro! Ed ecco il primo artefatto principale. Una PS3! Esatto, ma non ti voglio spoilerare gli altri tre. Beh, non è che ci voglia proprio un genio per capirli, eh. Bene, eccoci ai giardini della memoria. Aspetta, nel senso che mi ricorderanno qualcosa o che sono proprio all'interno della memoria? Direi entrambe le cose. Ah, intrigante. Attenzione, nuvola di vento. Ah, speriamo che non gli puzzi l'alito. Ma sto terreno non sembra un granché. A chi lo dici, zia? Sto joypad è talmente realistico che mi sembra di sentirlo sotto i piedi. E voi andate via.
Guarda che c'è lì. No, Sir Daniel, amico mio, grande. Immaginavo che l'avrebbe riconosciuto. Guarda, un artefatto. Ed eccoti un joypad della PS1. Ah, quanti ricordi. E quante volte ho rischiato di far cadere la Play tirando il joypad. Indovina questa citazione. Beh, facile, dai. È il corriere di Amazon al Black Friday. Ma no, è Death Stranding. Ah, scusa, è vero. Non l'ho giocato, colpa mia. Ecco i campi supersonici. Perché supersonici? Guarda qua. È diventata una pallina. Muoviti con il touchpad e strike. Oddio, più o meno. Oh, io ci sto provando, ma non è per niente facile. Attento, cambio di terreno. Oh mamma, sembra quella volta che ho sbagliato strada e sono finito nella corsia dei lavori in corso. Attento al televisore. Ah, ma mi sembra a posto. Quello sullo schermo, intendo. Oddio, ma è gigante. Non facciamoci schiacciare, diventeremo dei CD. Bene, ci siamo quasi. Oh, ma che tenero, sembra il gigante di ferro. Ci darà una mano. Bravo, robottino. Bene, è finita. Ma quello cos'è? No, non ci credo, è praticamente la mia infanzia. Aspetta. Sì, è partito. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Tiriamo e... Ed ecco la PS1. Ed eccola anche qui. Eccoci nel meglio della grafica. La giungla della GPU. GPU? È una roba che si mangia? Ma no, è dove c'è la mia scheda grafica da 10,28 teraflops con 36 unità computazionali da 2,23 GHz prodotta da AMD. Ah, beh, ora sì che ho capito tutto. Conosci quella cacciatrice? Ah no, è grande, è la migliore. E guarda qui. Non ci posso credere, il mio Bandicoot preferito. Nemici nell'erba alta. Prendi questo e questa. Fantastico, bravo. C'è uno lì aggrappato. Non capisci la cheat? Beh. Ma sì, è Nathan Drake! Grande Uncharted, lo adoro! Bene, siamo alle cime vertiginose. Quindi dobbiamo scalare qualcosa? Esatto, vestiti da scimmia per l'esattezza. Ma come? Eh sì, stai attento a non mollare mai. Le levette. Aspetta, forse ho capito. Mi aggrappo con il grilletto e poi mi muovo col DualSense, giusto? Esattamente, hai capito. Oh, ma quel coso dorme, sveglia! Aggrappati, vedrai che si sveglia. Cavoli, mi sembra davvero di salire. Ok, ora devi girare come se fosse una sbarra. Intendi così? Esatto. Ora vai! Ottimo! Mamma mia, che fatica! Ma non finisce più! Finito! Ah, bene! Ok, prendi l'arco. E cosa ci faccio, scusa? Secondo te? Lancio le frecce? Bravo, sei un genio! Sulla dinamite, giusto? Esatto, dobbiamo aprire il portone. Ok, allora fatto! Quel coso non promette nulla di buono. Boh, io lancio, poi vediamo. No, aspetta! Ops, mi sa che l'ho sbagliato. Scappa, scappa, scappa! No, le frecce non mi fanno niente! Aspetta, ci sono! Spara la dinamite! Arriva! Perfetto, ora schiva! E di nuovo. Stai fermo. Sì, ci siamo riusciti. Ce la siamo vista veramente brutta. Ok, sali su quei due cosi. Sono due analogici, che forza. Vero, carini. Ok, tiriamo e... PS4 trovata. Ah, cara, mi mancherai. Siamo al circuito SSD. Pronto al lancio? No, aspetta, cosa? Tira indietro e via. Bello, ma che fatica rimanere dritti. Nemici. Adios. Ok, così, andiamo avanti. Un razzo? Ma dobbiamo andare nello spazio per caso? Più o meno. Oh, guarda, Ratchet. Già, vero. Anche se non vedo Clank. Ok, ci siamo. Adesso metti quello. E cosa ci faccio? Premi le levette e si vola. Oh, incredibile. Probabilmente non si nota, ma i grilletti si muovono come se fosse una reazione. Spettacolo. Attento alla dinamite. Tranquillo, sto attento. Ma esplodono se li accendo. Sì, ma non mi sembra il caso di rischiare. Oh, mamma. Tranquillo, finito. Salvi per miracolo. Siamo nello spazio da quel che vedo. È vero. Ti divertirai, secondo me. E questo? Un fucile a palline. È spettacolare. Poi con i grilletti non ne parliamo. Bravo, li stai facendo fuori tu. È troppo bello, per forza. Non voglio mai fermarmi. E invece è finito. No, oh, uffi. Si rivola. Mamma mia, ma quante testate sto dando. Mi sento Zidane nei mondiali del 2006. Chissà in quanti non capiranno questa battuta. Attento, devi far scoppiare la dinamite per uccidere il boss. Tranquillo, mi sono abituato con quelli di prima. Sarà una passeggiata. Ora sali e via. Siamo arrivati alla fine. Oh, meno male. E ora l'artefatto, che come noto dal menu sarà una bellissima PS2. E vai. E con questo abbiamo finito, giusto? Sì, sì, certo. Oddio, cos'era quello? Andiamo a vedere. Sembra arrivare da sotto. Ok, ho un bruttissimo presentimento. Siamo tornati nel 1994. No, aspetta, non è possibile. Avrei pochi mesi, se no. Ma no, idiota, nel gioco. Ah, ecco, meno male. Sarebbe un problema rifare tutta la vita da capo. Oddio, ma quello è un... dinosauro gigante, scappa! No, ha colpito Astro. Tranquilla, abbiamo ancora due vite. Ci sono dei nemici, attenzione. Eh no, mo ci mancano pure questi. Via, 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 via. Show!
Forse è arrivato il momento di attaccarlo. Sì, pugno all'occhio. Sì, è andato. Ah, bene o male, ora sono più tranquillo. Vano? Sì? Dinosauro meccanico in arrivo. Oddio, ma chi è? Freezer? Via, 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 che questo sputa pure fuoco. Salvi. Per poco, guarda l'occhio laser. Ora è diventato Superman, bellissimo. Continua a scappare, ma non c'è modo di attaccarlo. Guarda, quello è un trofeo. Yeah, e Lucertolone, complimenti. Hai vinto un platino. Sì, vittoria. Stavolta davvero. Meno male, allora io vado. Aspetta, ultimo livello. Ancora? Non dirmi che stavolta c'è tipo un drago gigante. No, tranquillo, solo artefatti. Ah, roba tranquilla, meno male. Eccoti le cuffie Pulse 3D, la telecamera HD e il nostro carissimo DualSense. Belli, ma sono tutti i tuoi accessori. Oh, avrò il diritto di farmi un po' di autopubblicità anch'io, no? Sì, beh, hai ragione. E infine, eccomi qui. Sì, è in tutto il tuo splendore. Bene, piaciuta l'avventura? Abbiamo finito? Certo, complimenti. Bene, sono contento, mi sono divertito un sacco. Ciao, ciao Astro, è stato un piacere. Ok, e ora? A che cosa gioco? Beh, mi sembra che tu debba sbloccare un certo supereroe, genio e super fico. Tony? Si è già scaricato Fortnite? Certo, ho usato il tuo 4G. Cosa? Ma come? Potrei averlo aiutato. Ah, ok. Vabbè, probabilmente finirò i giga, ma andiamo a risvegliare Iron Man. Ha! Speriamo perlomeno che la PS5 mi aiuti, se no non so come farò. Beh ragazzi, questo era Se la PS5 parlasse. Se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace, soprattutto condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E arriviamo a 20k like per un VS da PS oppure tra altre console. Insomma, sentire altre console che parlano, mettiamola così. Bene, il video per oggi finisce qui, ma noi ci vediamo venerdì con un altro nuovissimo episodio con Iron Man su Fortnite, bella! O almeno lo spero, speriamo di riuscire a sbloccarlo prima della season.